Abbiamo fondato questa associazione, diciamo nel 2012, però siamo sempre stati appassionati di giochi di carte, giochi da tavolo, videogiochi, fumetti, serie TV, tutto quello che riguarda il mondo dei nerd, per passami il termine. E abbiamo voluto concretizzare appunto questa nostra passione fondando questa associazione che si chiama La Tana del Drago. E volevamo trasmettere appunto alle generazioni future, anche a persone di più grandi di noi, per carità, la nostra passione verso questo mondo. Ecco, ci puoi dire quali giochi, anche per chi magari non è un neofita, diciamo, non ne capisce, ecco, di quali giochi si tratta? Allora, ci sono dei più grandi classici come il Monopoli, Risico, Subbuteo. Hai i nuovi, ad esempio abbiamo Voodoo, abbiamo Dungeons and Dragons, abbiamo Magic, abbiamo Pokémon, il gioco di carte collezionabili, insomma ce n'è per tutte le età e per tutti i gusti. Come può ben vedere abbiamo un assortimento dei personaggi più conosciuti, quali delle grandi major, quali Marvel e DC, quindi abbiamo l'Uomo Ragno, Batman, Superman, Flash. E per poi variare magari con il mercato giapponese, con i manga, con i personaggi quale Boruto, i Pokémon, ma anche qualcuno un po' più elitario, qualche personaggio di nuova generazione poco conosciuto al grande pubblico. E questo è quanto, diciamo, sostanzialmente ogni esigenza che possa essere quella derivata dal mondo delle nuvole parlanti vengono accontentate con i personaggi della grande generazione, insomma. Allora, partiamo da dei dadi, che sono di solito dei set che comprano i giocatori di ruolo. Sono dadi per D&D e altri giochi, diciamo, nomino il più conosciuto. Sono noi normali, anche i mini dadi in acciaio. Poi abbiamo qualche carta di signorine kawaii, sono a tema anime e manga, con le relative bustine. Ci sono anche delle collane, sempre a tema anime, manga, telefilm, e portachiavi di varia natura. Diciamo che tendenzialmente sono tutti tema manga, anime, telefilm e film, ovviamente sempre a tema nerd, quindi se siete nerd non potete che non passare qui da noi. Rientro nella categoria nerd praticamente da quando sono ragazzino. Sono partito con i Topolini da bambino e poi sono passato a manga. Sono passato da Detective Conan a Dragon Ball, One Piece, che ancora oggi One Piece è in corso, quindi seguo come tanti altri. Seguo forse 60-70 serie in attivo, quindi insomma rientro nel panorama nerd a 360 gradi. Noi siamo una coppia di artigiani, ci occupiamo di artigianato handmade, quindi tutto fatto a mano, di lavorazioni di alluminio, come potete vedere gli anelli o i ciondoli. Poi abbiamo delle pozioni magiche, sono un composto di acqua e polveri metalliche che hanno un effetto particolare quando vengono agitate. Normalmente sono così, se vengono agitate hanno questo effetto particolare. E siamo un duo di artigiani, abbiamo iniziato da un annetto circa la nostra produzione, ci muoviamo su tutti gli eventi comics della Calabria e la Sicilia, perché siamo io calabrese e la mia compagna siciliana.
Ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del Puzzillo del Sud. Chi vi parla è il vostro sempre più déjà vu di video Puzzillo e oggi vediamo la classifica dei 10 migliori giochi da tavolo inediti in Italia. Abbiamo con noi Vincenzo Ragusa, in arte il Puzzillo del Sud. Dici un po', da dove proviene questo tuo nickname? Proviene da un progetto che avevo fatto insieme a un amico tanti anni fa, prima della pandemia. Dovevamo avviare un canale YouTube in due persone, ma poi quest'altro ragazzo purtroppo si è dovuto tirare indietro per questioni di lavoro e ho avviato il canale per conto mio. E questa tua passione invece per i giochi da tavola da dove nasce? Allora, come quasi tutti quanti, da piccolo abbiamo giocato a Monopoli, Risico, HeroQuest, poi c'è stato un bel fermo di quasi una decade e poi sì, ho recuperato nel 2013 perché ho scoperto a Catania con un gruppo di amici un gioco che si chiamava Arkham Horror e da lì ho ricominciato a giocare, insomma è stato un delirio. Beh, invece come giocatore che tipo di giocatore sei? Sei un tipo paziente, aggressivo, stai sulla difensiva? Dici un po', dai. Allora, in realtà sono quello che va sempre a rompere le scatole, quindi che va a stuzzicare gli altri. Però comunque, insomma, dipende dal tipo di gioco. Anche nei giochi quelli super competitivi cerco un attimino di gestire la partita e vedere un attimino come sta andando. E invece per chi ha la tua stessa passione, che giochi consiglieresti a qualcuno che vorrebbe iniziare? Allora, per iniziare quasi tutti pensano che siano adatti Monopoli o Risico, ma questo perché si sono fermati a tanti anni fa, dove sono effettivamente i giochi più conosciuti in Italia. Però ci sono tanti altri giochi che fanno quella stessa cosa, cioè introdurre i nuovi giocatori, ma lo fanno in modo più carino. Ad esempio c'è i Coloni di Catan, che molti non li conoscono, oppure Ticket to Ride, dove bisogna spostare i treni. Ci sono un sacco di giochini nuovi che però molte persone purtroppo non ne sono a conoscenza. E quindi, già che ci siamo, il tuo gioco preferito? Il mio gioco preferito è Terra Mistica. E hai un canale YouTube quindi da molti anni ormai. Raccontaci un po' quali sono le difficoltà che comunque hai incontrato nell'avviare questo canale e nel realizzare i tuoi video. Allora, la difficoltà maggiore è sicuramente nell'impostazione, perché io ho cominciato a farlo perché avevo appena perso il precedente lavoro, non avevo niente da fare e ho fatto dei video così, tanto per. Poi invece la cosa si è evoluta, ho sempre cercato di farle in modo un po' più professionale e insomma alla fine è diventato il mio lavoro, perché attualmente è il mio lavoro principale. Per quanto riguarda le difficoltà, principalmente sono due. Numero uno, il modo di porsi, perché bisogna trovare un'impostazione corretta, ma bisogna far comunque vedere alle persone che tu lo fai con passione. Appena vedono che manca una di queste due cose, specialmente la passione, è finita. Il secondo problema è poi ovviamente l'apprendimento, perché non essendo del mestiere ho dovuto apprendere tutto per conto mio, quindi autodidatta, quindi queste sono le difficoltà principali. E invece dici un po' della tua community, che cos'è che ti piace, ad esempio qualcosa che ti ha colpito? Allora, per quanto riguarda la community proprio del gioco da tavolo, mi piace perché è un ambiente molto tranquillo, raramente ho trovato persone poco a modo, insomma è un ambiente sano per fortuna, a differenza di tanti altri ambienti, specialmente quello dei videogiochi, dove c'è, lo dicono i ragazzi, dice che è un ambiente tossico, si dice così, che purtroppo insomma c'è molta rabbia, si cerca sempre di essere super competitivi, invece nel gioco da tavolo è più tranquillo, poi è bello che si torna a giocare tutti quanti assieme, senza stare al PC, alla console, al cellulare, insomma mi piace per questo.
Invece per quanto riguarda la mia community, ho notato che apprezzano molto il mio modo sincero di esporre le cose. Infatti quando faccio tutte le collaborazioni nei vari eventi con autori, case editrici e quant'altro, la prima cosa che impongo, a prescindere da come verrà fatto il lavoro, è che io nei miei video devo essere spontaneo e naturale. Non ci devono essere né censure né altre forme di blocco. Così a bruciapelo, che aspettative hai per il tuo futuro? Come vedi il tuo operato? Allora, io spero che rimanga il mio lavoro, però faccio uno spoiler perché oramai, insomma, sta notizia sta uscendo. Dovrò avviare proprio nei prossimi mesi la mia etichetta di giochi da tavolo, quindi dovrei iniziare io come autore e anche sviluppatore, perché in realtà già sto facendo come sviluppatore per varie case editrici. Dovrei avviare proprio i miei giochi da tavolo insieme ad altre persone, quindi si spera di entrare sempre di più nel settore e farlo diventare il lavoro della vita. È il segreto del successo di questo mondo, si era un po' perso forse, ora è ritornato in voga. Sì, è successo proprio questo, perché il gioco da tavolo andava fortissimo fino agli anni 90, poi dopo per la tecnologia, in particolare con i cellulari, si è perso completamente in Italia. Però è successa una cosa strana, che è molto carina. Da quando c'è stata la pandemia, molta gente ha riscoperto determinati hobby, tra cui quello del gioco da tavolo. Infatti la maggior parte dei giocatori che abbiamo in Italia hanno ricominciato proprio durante la pandemia. Io ho avviato il canale un anno prima della pandemia, infatti mi sono ritrovato nel momento migliore. In Italia stiamo avendo una rinascita del gioco da tavolo e fra l'altro spero che il mercato si allarghi sempre più, perché quello che sto vedendo anche a livello proprio internazionale e mondiale è qualcosa di allucinante. C'è un mercato in rapida espansione e spero quindi che le persone possano di nuovo ritrovare questo gioco che è più sano e più sentito. C'è una forma di cameratismo che purtroppo in molti abbiamo perso per la tecnologia, e quindi secondo me questo è stato uno dei motivi per cui sta avendo di nuovo successo. Che impressione ti sta facendo questo evento, il Diamante Gioca, e soprattutto cosa ne pensi della Tana del Drago? Ok, per quanto riguarda Diamante Gioca, sono molto contento che ci siano delle attività qui a livello locale. Essendo presente a livello anche internazionale, andando fiera all'estero, finalmente qualcosa che viene fatto qui nel locale. In particolare poi Cosenza, essendo sempre, insomma, la mia città, sono contentissimo. E fra l'altro ho ritrovato molta passione e cordialità. Per quanto riguarda la Tana del Drago, sono finalmente contento di aver scoperto un gruppo qui della zona che unisce la passione al nostro modo amichevole e ospitale che abbiamo presente tutti noi calabresi. È una cosa che adoro tantissimo e mi mancava, perché stando fuori molte volte questa cosa, anche se è banale, scontata, invece manca. Io sento la mancanza e qui finalmente l'ho potuta ritrovare.